Luigi Pizzamiglio, più noto a chi ha avuto modo di conoscerlo a lungo, come nel mio caso, come Gino, si laurea in medicina e chirurgia nel 1961 presso l'Università di Milano. Consegue la specializzazione in psicologia sperimentale presso l'Università Cattolica di Milano nel 1966 e la libera docenza in psicologia nel 1969. Poi assistente ordinario all'Università Cattolica di Roma e tiene incarichi di insegnamento a Messina, all'Aquila e alla Sapienza. Nel 1985 diventa professore straordinario, poi ordinario, insegnando psicologia dell'età evolutiva, psicolinguistica e infine neuropsicologia, insegnamento che terrà fino al 2009. Presso la Sapienza si adopera per far emergere attività di ricerca di qualità, prioreggiando da subito il processo di internazionalizzazione. Nel 1978-79 è direttore dell'Istituto di Psicologia della Facoltà di Magistero e dà un'impronta significativa che ne cambia l'organizzazione. Influenzerà l'orientamento dell'Istituto, poi Dipartimento di Psicologia, per molti anni. Rivolge una particolare attenzione alla formazione post-universitaria. È proponente, poi coordinatore del primo dottorato di ricerca in psicologia del nostro Ateneo. Successivamente propone e coordina il dottorato consortile in neuropsicologia e poi quello in neuroscienze cognitive. Nel 1999 fonda e dirige per il primo triennio la scuola di specializzazione in neuropsicologia, che per molti anni è stata l'unica nel panorama nazionale. La sua capacità progettuale si esprime anche nel trasferire conoscenze ricerca a contesti clinici o riabilitativi. Già all'inizio degli anni 70, inizia a collaborare con l'attuale Fondazione Santa Lucia, dove fonda diversi servizi clinici. A metà degli anni 80, intensifica l'attività di ricerca, contribuendo in modo significativo al riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, cioè IRCCS, che la Fondazione riceverà dal Ministero della Sanità nel 1992. Per il suo contributo all'attività scientifica di formazione della Sapienza è nominato professore emerito nel 2012. Gli interessi scientifici del professor Pizzamiglio hanno riguardato molti temi della neuropsicologia, il linguaggio, le emozioni, gli stili cognitivi, il blind sight, i disturbi dell'attenzione spaziale, la navigazione nello spazio e più recentemente la prassia costruttiva. Su queste tematiche si è articolata un'ampia produzione scientifica a livello internazionale nel corso di oltre 50 anni di carriera. Insieme a Franco Denes ha curato per la Zanichelli un manuale di neuropsicologia che, nelle sue varie edizioni e traduzioni, ha rappresentato un punto di riferimento per la ricerca e l'attività clinica di una generazione di neuropsicologi. Questa è una breve biografia di Gino Pizzamiglio che diciamo, apre questa intervista che come al solito si sviluppa lungo delle direttrici che coprono sia aspetti più soggettivi che, e personali che invece poi la carriera accademica del professor Pizzamiglio. Incomincio direttamente io con la prima domanda che riguarda il suo background familiare. Se Gino ci vuole dire qualche cosa, sottolineando magari come questo ha influenzato poi le sue scelte future, successive, diciamo. Ma io sono nato appena prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quindi la mia infanzia passata con la mia famiglia è stata un'infanzia in mezzo alla guerra, in cui si mangiava poco, si mangiava male, si faceva fatica a sopravvivere. Mio papà era un tecnico della Lockheed Martin, poi si è ammalato. Insomma, la riorganizzazione del dopoguerra è stata lenta. Comunque, mi hanno consentito di studiare. Purtroppo, hanno deciso, per ragioni che non conosco, di mandarmi, dai gesuiti a Milano. Ho fatto 7 anni ai gesuiti e soprattutto il liceo.
peggiore liceo che potessi fare, non sono affatto riconoscente a questo. Cito i gesuiti perché poi sono andato alla statale a Milano a fare medicina, sono andato alla cattolica a fare la specializzazione in psicologia, sono venuto a Roma e ho ritrovato un gesuita che era il direttore dell'istituto. Sono perseguitato, per fortuna è arrivato Papa Francesco, però voglio dire, ecco, la mia vita è stata punteggiata da questo incidente gesuitico. Per quanto riguarda la mia famiglia, poveretto, mio papà e mia mamma speravano che io facessi l'ingegnere, perché così avrei potuto contribuire all'azienda di mio papà. In una prima occasione ho comunicato che no, che non desideravo fare ingegneria ma medicina, e vabbè, hanno digerito, non tanto bene, ma hanno digerito. Poi gli è toccata un'altra sberla quando gli ho spiegato che volevo fare lo psicologo. E la domanda del mio papà è: ma come ti ho fatto studiare medicina e adesso manco fa il medico? E quindi insomma la mia famiglia, insomma, a malapena ha tollerato questi cambiamenti di percorso nella mia evoluzione, ma mi ha accompagnato molto generosamente, molto gentilmente fino a quando sono diventato autonomo, sono uscito di casa e vabbè. Quindi la mia famiglia è stata utile, è stata generosa con me. Io non sono stato molto coerente, molto adeguato a quelle che erano le loro aspettative. Mi dispiace molto. Poi, quando sono diventato ordinario, cioè uno, il figlio è diventato professore, vengono a vedere dove sta il regno del figlio e trova che siamo in Via dei Sardi, in un istituto diroccato. E la domanda è stata: ma questo è il tuo posto di lavoro? Effettivamente sembrava più le macerie del dopoguerra che non un posto di lavoro di prestigio, ecco. Quindi la delusione che io ho provocato ai miei genitori è stata profonda. Poi alla fine saranno stati fieri comunque della tua riuscita accademica. Poveretti, non potevano fare altro. Senti, ecco, tu dicevi che sei stato prima alla statale e poi alla cattolica. Ci vuoi un po' dire qual è stata la tua formazione e quali le radici teoriche di questa formazione? I gesuiti li lasciamo da parte, cioè il liceo è stato una parentesi. Assolutamente sì. Durante la facoltà di medicina ho avuto la fortuna di andare a fare l'internato a neurologia, dove ho trovato delle persone, un gruppo di persone straordinarie, si può dire sicuramente straordinarie, per intelligenza, per capacità scientifica, addirittura per impegno intellettuale, politico, sociale, un gruppo di persone straordinarie. Bisogna essere fortunati, io lo sono stato, e quindi lì ho decisamente orientato i miei interessi verso la neuropsicologia. In particolare allora Ennio Derenzi, che è un po' il fondatore della neuropsicologia italiana, Luigi Vignolo, Faglioni, gli altri colleghi che lavoravano a Milano in quel periodo, si occupavano di linguaggio. Quindi la mia carriera è iniziata occupandomi di linguaggio. Poi, anche lì, per delle ragioni che non saprei raccontare in modo molto articolato, però non mi interessava in modo particolare fare la specialità in neurologia. Ho deciso di fare la specializzazione in psicologia sperimentale. Allora c'era l'unica scuola di specializzazione, era quella della Cattolica, poi c'era una scuola di psicopedagogia a Torino. Mi sono iscritto a questa scuola
In questo periodo è successa una cosa abbastanza buffa. Un americano, un certo John Black, anche il nome è molto popolare, era venuto a contatto, aveva lavorato con Padre Gemelli appena prima della guerra. Allora il gruppo di persone che lavoravano con Padre Gemelli era diventato particolarmente famoso perché aveva sviluppato un laboratorio di fonetica sperimentale di livello internazionale. Padre Gemelli poi è morto prima che io arrivassi in Cattolica, però questo John Black ha deciso, sempre per affetto nei confronti di questo Padre Gemelli, che lui stimava molto, di fare qualche cosa per ripristinare il laboratorio di fonetica sperimentale che nel frattempo era andato quasi scomparso dentro l'università. Si è inventato un'idea dal punto di vista scientifico non proprio luminosissima, cioè ha deciso, vabbè, studiamo non proprio la fonetica sperimentale perché non interessava in Italia, allora non interessava a nessuno, studiamo l'afasia e cerchiamo di verificare l'ipotesi che se la struttura fonologica della lingua, la lingua italiana è una struttura particolarmente trasparente, ha qualche influenza sullo sviluppo dei disturbi del linguaggio in pazienti cerebrolesi e se può essere questa caratteristica utilizzata a scopi terapeutici. Si è fatto finanziare dalla Marina Americana, così è la vita, un progetto di ricerca di 5 anni per studiare questa idea. Il professor Ancona, che allora era direttore dell'istituto, non aveva nessuno che si occupasse di afasia. Io ero l'unico specializzando che aveva esperienza, nel senso che aveva lavorato con De Renzi alla statale. Mi è stato chiesto: vuoi andare in America? Quindi una situazione assolutamente non costruita, non cercata da me. Io ho detto naturalmente di sì. Il mio direttore americano Black mi dice: vabbè, vieni in America. Gli dico che io sono sposato. Fa: sì, però vieni in America a lavorare con me, però niente figli. Io sono arrivato in America con la moglie incinta al quinto mese e quindi abbiamo vissuto, siamo stati anche lì contro i genitori, per così dire. Facciamo i dispetti, siamo arrivati infatti mio figlio è nato lì, quindi ho lavorato per 5 anni con Black, con un gruppo di persone che di neuropsicologia non sapevano molto, e ho cominciato a costruire alcune cose. In particolare, tu chiedi i presupposti teorici. In quel momento era in grande iniziale espansione Chomsky con le sue teorie linguistiche. Scusa, in che anni siamo all'incirca? 65. Ok, grazie. Prego. E così, seguendo un po' le idee genericamente chomskiane, ho cominciato a sviluppare tecniche di misura del linguaggio, sulla semantica, sulla comprensione sintattica, la comprensione fonologica, e ho continuato per tutti i 5 anni di questo progetto a lavorare in questa direzione. Poi naturalmente ho passato un anno in America, poi sono tornato in Italia, sempre continuando a lavorare in questo progetto, e ho conosciuto altre persone che sono state molto significative per me.
Domenico Parisi, che è stato commemorato pochi giorni fa presso la nostra università, e con lui abbiamo fatto delle cose sicuramente, secondo me, interessanti. È stato il collegamento con l'Italia e con Roma, perché io, partito da Milano, nel frattempo mi ero trasferito a Roma. Quindi Stati Uniti, trasferimento a Roma, conoscenza di psicologi interessati al linguaggio come Domenico Parisi, e sono andato avanti in questa direzione. Domenico Parisi intanto stava al CNR, all'Istituto di Psicologia del CNR, diretto da Raffaello Misiti. Esattamente. Però il modo con cui ho conosciuto Domenico Parisi era stato, diciamo così, mediato dall'esistenza di un gruppo di linguisti e psicolinguisti, Tullio De Mauro, per esempio, e altre persone, che si riunivano per scambiare idee su problemi relativi alla psicologia del linguaggio. E poi da lì è nata una collaborazione, io ci mettevo, per così dire, la competenza neuropsicologica, i pazienti, lo studio dei pazienti, e loro, Parisi, un sacco, mi ha insegnato un sacco di cose di psicolinguistica che poi io ho insegnato, ma che non ho mai capito veramente di cosa si trattasse, mi sono occupato di altre cose, però lui ha cercato di insegnarmela, poveretto. Poi lui l'ha pure insegnata prima di me alla Sapienza, però dopo 2 anni si è stufato di stare con noi e io ho preso il suo posto, e anche lì con insopportabile incompetenza ho insegnato persino psicolinguistica. Va bene, grazie di questo, di questi flash di sicuro interesse. Forse per Luigi vuoi inserirti tu? Forse si può parlare appunto di che tipo di psicologia e quali tradizioni fanno riferimento a queste cose di cui ci hai parlato, perché mi sembra che c'è un incrocio di molte aree differenti, no? Perché diciamo John Black era un fonetista, mi sembra che c'è un incrocio che già ci hai raccontato tra aree molto differenti di ricerca. Certo, ma diciamo che il mio primo periodo, quello dedicato al linguaggio, appunto, a parte le influenze, le idee che mi sono venute di cui ho parlato prima, si è anche un pochettino completato con qualche avvicinamento ad altri linguisti come Roman Jakobson, le cui idee sono state usate per impostare problemi relativi alla riabilitazione dei disturbi del linguaggio, che è un discorso sul quale torneremo dopo. Dopo un po', però, cioè all'inizio degli anni 70, la psicolinguistica, la neurolinguistica è stata, io direi, infettata da una serie di formulazioni linguistiche che cambiavano ogni mese, c'era una nuova teoria con cui scontrarsi, e è cominciato a diventare un po' troppo difficile per me, non capivo più nulla di questa roba. Però nel frattempo, a parte la diminuzione dell'interesse per il linguaggio in quel momento, c'è stato un evento molto importante che ha segnato moltissima della mia attività e anche quella di Zoccolotti. Cioè ho conosciuto Herman Wilkin, Hi Wilkin, e Don Goodenough. Sono due persone geniali, secondo me, che hanno prodotto contributi straordinariamente importanti nel campo delle
delle differenze individuali e sono partiti dallo studio della percezione, come la percezione, le caratteristiche percettive influenzano, possono influenzare anche la personalità. Diciamo che a questo punto ho cominciato a interessarmi sempre di più di differenze tra gli individui in campo psicologico, in campo cognitivo, in particolare percettivo. La collaborazione con Wittgen è stata molto produttiva per me e anche per Pierluigi Zoccolotti, che ha passato forse più di un anno nel New Jersey con Wittgen e Gudena. E direi che forse due cose. Una, quello che noi abbiamo in Italia abbiamo cercato di inserire in questo flusso di idee che venivano da Wittgen è il fatto che i processi di differenziazione, di specializzazione cognitiva, secondo noi potevano tradursi in un aumento della differenziazione e specializzazione tra i due emisferi. Quindi abbiamo cominciato a studiare le differenze tra i due emisferi in relazione all'organizzazione percettiva degli individui. Questo è stato un filone che ci ha impegnato per molti anni e abbiamo studiato soggetti, questo problema delle specializzazioni emisferiche e delle differenze individuali in soggetti normali. Secondo corno, della seconda conseguenza di questa collaborazione è stata aver preso parte, essere stato immesso in una linea di ricerca molto importante di tipo genetico, cioè ci siamo chiesti se queste caratteristiche individuali stabili, molto consistenti, che durano a lungo, che sono organizzazioni del sistema cognitivo molto importante, molto caratterizzante la persona, fossero o no legate a delle caratteristiche genetiche. Abbiamo fatto una ricerca genetica, credo che abbia avuto una importanza non banale, nella Bassa Padana, perché in questa zona c'è una conoscenza genetica della popolazione e ci sono molte persone con delle malattie del sangue legate al cromosoma X. C'erano idee, c'erano delle argomentazioni importanti che suggerivano che il cromosoma X potesse avere rilevanza nella genesi di queste caratteristiche individuali. Siamo andati a studiare questa popolazione di persone con cromosoma X marcato e abbiamo, non sto a spiegare la dinamica della faccenda, comunque i risultati sono stati molto importanti, nel senso che effettivamente è stato trovato una relazione molto sistematica e molto importante tra il cromosoma X e alcuni pezzi del cromosoma X, studiato attraverso delle tecniche di linkage, con questa caratteristica cognitiva. In questa ricerca siamo stati anche aiutati molto da una persona di nuovo di straordinario livello, che è il professor Luigi Cavalli Sforza, grande genetista che è partito da Pavia e poi è andato a Stanford, è morto pochi anni fa a Stanford. È il fondatore della genetica delle popolazioni. Lui ci ha molto aiutato, ha aiutato soprattutto Wittgen a sviluppare un'altra ricerca di cui non parlo perché non riguarda me, ma poi parlando abbiamo passato delle giornate sia a Milano che a New York con lui, assolutamente affascinanti, e Wittgen e
Cavalli Sforza, hanno deciso di studiare con degli obiettivi diversi, naturalmente delle popolazioni africane, in particolare i Bantu e i Pigmei, cioè per vedere, per cercare di interpretare le differenze cognitive molto importanti e molto stabili tra queste due tribù, le differenze nell'organizzazione sociale di queste due tribù in termini genetici. Secondo me questo tipo di contributo mostra l'interesse degli studi psicologici genetici anche in campo antropologico e ha suggerito i possibili sistemi di interpretazione, di spiegazione in qualche modo delle caratteristiche di queste popolazioni. Sono stati seguiti altri studi in altre popolazioni che vivono in condizioni estreme come gli eschimesi eccetera eccetera, però la cosa importante è semplicemente sottolineare come da queste ricerche sono derivate una serie di utilizzazioni intellettualmente molto affascinanti e utilizzate a livello antropologico. Più avanti, perché forse non so se è stato utile o non utile, comunque ogni tanto cambiavamo, non completamente, ma comunque inserivamo altri interessi. Abbiamo collaborato con Paul Ekman nello studio delle differenze nella capacità di produrre delle espressioni emotive facciali, chiaramente con aggancio molto esplicito alle teorie darwiniane, a cui Ekman ha dato contributi moderni molto importanti, e quindi abbiamo avuto un periodo abbastanza lungo nel quale ci siamo impegnati a studiare i disturbi nella produzione di espressioni emotive facciali in soggetti cerebolesi, insieme a Paul Ekman e a Guido Gainotti, che è il nostro collega neurologo della Cattolica di Roma. Questo interesse è durato abbastanza lungo sì, diciamo che è culminato in un simposio, non so come chiamarlo, comunque all'Enciclopedia Treccani qui a Roma, insieme a Ekman e altre persone, che ha segnato una cosa di interesse nel campo dello studio dell'emozione. Mi ricordo che abbiamo avuto anche dei contatti con Piero Amerio a Torino, che pure si occupava di emozioni. Scusami Gino, in grosso modo in che anni siamo? Metà anni 80. Okay. Dalla metà degli anni 80 o dall'inizio degli anni 80, l'ha citato prima Pierluigi, in poi ci siamo rituffati un po' di più nella neuropsicologia clinica, in particolare nel campo del neglect spaziale unilaterale. Breve inciso: la neuropsicologia, diciamo che è iniziata anche prima, ma poca roba prima, comunque diciamo negli anni 1860 circa, con Paul Broca, per un centinaio di anni l'argomento clou, l'argomento quasi unico della neuropsicologia era il linguaggio, la patologia del linguaggio, l'afasia e i disturbi correlati. Nel dopoguerra, nella seconda metà del Novecento, invece si è avuta una notevole espansione degli interessi verso la cognizione spaziale, cioè la nostra capacità di eseguire operazioni cognitive nello spazio, nel localizzare gli eventi, nel
in qualche modo recuperando, studiando in maniera più approfondita le funzioni dell'emisfero destro, che è l'emisfero non linguistico. Questo spostamento di interessi ha avuto una serie di conseguenze importanti che hanno avuto incidenza nel nostro modo di lavorare. Gli animali non parlano. Ci sono stati studi sulla possibilità di insegnare agli scimpanzé a parlare, però devo dire sostanzialmente parlano poche cose, non è che hanno un linguaggio. Però gli animali hanno una memoria spaziale, una percezione spaziale, sanno organizzare delle azioni nello spazio, cioè è diventato possibile studiare la cognizione anche, non soltanto della specie umana, ma anche degli animali. Quindi c'è stato un avvicinamento, una commistione sempre più importante e produttiva tra studi fisiologici sulla cognizione spaziale e l'uomo, cioè la neuropsicologia si è alimentata non soltanto di contributi relativi allo studio sulle persone umane, ma anche di studi su animali, in particolare sulle scimmie, con varie tecniche. Questa possibilità di studio si è ulteriormente espansa nella seconda metà, nell'ultima parte degli anni 80, soprattutto a partire dagli anni 90, con la comparsa delle tecniche di neuroimmagine. Prima le tecniche di neuroimmagine erano praticamente basate prevalentemente su metodi elettrofisiologici, sulla neurofisiologia, l'EEG e tecniche di questo genere, che avevano una eccellente capacità di risoluzione spaziale, ma scarsa capacità di localizzazione delle funzioni nel cervello. Queste tecniche hanno consentito di studiare in vivo nelle persone sia patologiche ma soprattutto nelle persone normali che cosa succede quando io svolgo una operazione mentale di tipo cognitivo, di tipo emotivo o di altro genere. Cioè ho la possibilità di registrare quali parti del cervello, quali reti di strutture entrano in funzione quando la mia mente sta operando una serie di situazioni. Questo, oltre alla importazione, per così dire, di conoscenze dalla fisiologia, ha rappresentato una espansione straordinaria nel campo degli studi sia patologici che normali negli individui umani. Oggi queste tecniche sono sempre più intercorrelate, quelle elettrofisiologiche e quelle diciamo della risonanza o della PET. La maggior parte delle strutture delle ricerche cognitive sono sostenute da questo supporto di neuroimmagini. Prego. Forse è interessante se racconti un po' qual è stata poi l'evoluzione, diciamo, di come è avvenuto questo, no? Mi ricordo gli anni in cui arrivò Fieschi a Roma, in cui cominciassi delle collaborazioni sia con i milanesi sia con, cioè, perché l'evoluzione, soprattutto quella iniziale del neuroimaging, fu molto particolare, molto molto rapida, no? In cui, diciamo, nacquero vari gruppi e poi a un certo punto anche la Fondazione Santa Lucia ebbe una struttura molto significativa. Sostanzialmente la storia delle neuroimmagini in Italia la riassumo così. Primo evento: marito molto ricco
molto ricco, della nostra amica morta un paio di anni fa, Anna Basso, regala al gruppo di neuropsicologi di Milano una TAC a metà degli anni Ottanta, dedicata esplicitamente solo alla ricerca. Vengono fatte da subito una serie di ricerche, questa volta strutturali, cioè la TAC consente di vedere c'è un malato, c'è un disturbo, qual è la lesione che sta dentro. Non è uno strumento che ti consente di studiare che cosa, qual è il cervello che funziona intanto che tu svolgi un'operazione mentale. A Milano, gli amici di Milano, poi uno di questi, Fazio, è diventato anche ministro della sanità, comunque dirigono un laboratorio, la loro amicizia con i londinesi consente di sviluppare a Milano le prime tecniche, prima PET e poi di neuroimmagine vera e propria. Noi cominciamo a lavorare con loro andando però sempre a Milano. Mi ricordo che per studiare alcuni pazienti con neglect, per studiare il recupero funzionale avvenuto in alcuni pazienti studiati da noi, a che cosa era accompagnato in termini neurali. Mettevamo i pazienti sull'aereo, li portavamo a Milano, venivano esaminati, dopo 3 mesi li riportavamo a Milano. Una volta in questo andare e vieni, un individuo, un signore, un paziente si è dimenticato la dentiera, ho dovuto chiedere la cortesia a un pilota dell'Alitalia di portarci in fretta la dentiera, se no il paziente non poteva mangiare. Comunque, voglio dire, è stata una cosa avventurosa e c'è stato questo scambio all'inizio molto intenso, anche molto faticoso e anche molto costoso tra noi e l'istituto del CNR di neuroimmagini di Milano, poi diventato San Raffaele. A Roma noi abbiamo lavorato, siamo diventati amici con Fieschi, il quale aveva studiato negli Stati Uniti con un gruppo di persone che aveva sviluppato le tecniche PET, che sono ancora precedenti a quelle della risonanza funzionale. Cesare Fieschi. Persona molto brillante, molto intraprendente, chiede di poter avere accesso a una importante struttura di risonanza funzionale, però ahimè collocata a Napoli. Allora si mette d'accordo con i generali dell'aeronautica militare, i quali gli mettono a disposizione, siccome bisogna portare una serie di agenti, insomma di sostanze da iniettare nel paziente per poter fare certi tipi di esperimenti, gli mettono a disposizione addirittura gli F-104 che partendo da Roma portano questa roba a Napoli dove può essere fatta roba. Devo dire, questa organizzazione è stata fantascientifica, molto, molto divertente sentirla raccontare. Per fortuna, devo dire, non è mai diventata molto operativa. Però, questa volta davvero per fortuna, alla Santa Lucia, insieme ad altri posti, comunque a Roma, alla Santa Lucia, comprano una prima risonanza funzionale con la quale diventa possibile organizzare un laboratorio di neuroimmagini funzionali. Questo laboratorio è stato aggiornato ripetutamente con delle macchine sempre più potenti, e devo dire, se possiamo in qualche modo appiccicarci una piccola bandierina, un piccolo merito, non voglio fare come 5 Stelle che mettono le bandierine dovunque, ma una piccola bandierina, abbiamo contribuito a introdurre le tecniche di neuroimmagine funzionali anche negli studi clinici. Altri gruppi di neuropsicologi italiani hanno fatto questa cosa
molto dopo di noi. Adesso i posti dove si può fare ricerca di questo tipo a livello clinico sono più di uno. Allora però forse un piccolo merito ce l'abbiamo avuto incrementando questa possibilità di studio. L'ultimo aspetto, per così dire, dei nostri interessi scientifici, siamo stati abbastanza così impegnati nel perseguire problemi relativi alla riabilitazione, al recupero funzionale di persone con disturbi attentivi, disturbi spaziali, oltre che disturbi linguistici. E in qualche modo il nostro gruppo si è caratterizzato all'inizio, negli anni 90, inizio degli anni 2000, come un gruppo che era impegnato nello sviluppare tecniche di riabilitazione che sono state esportate sia in Europa sia altrove. Questo è un po', direi, una caratterizzazione abbastanza interessante, cioè mentre da una parte c'è stata tutta una catena di interessi teorici abbastanza impegnativi in certi momenti, c'è stato però anche l'innesto di una utilizzazione clinica di queste tecniche, di queste teorie neuropsicologiche. Direi la riabilitazione è stata un po' un'etichetta che ha caratterizzato l'attività, parte dell'attività del nostro gruppo di ricerca romano. Gino, ti devi spostare un pochino perché, esatto, bravissimo, perché sennò vieni tagliato di lato, capito? Ed è un peccato. Questa idea di essere tagliato mi disturba un po'. Fatti qualcosa perché io non vengo tagliato. Gino fa un po' neglect, veramente. Senti, Gino... così come battuta, poi dopo decidete voi cosa farne. A proposito di neglect spaziale in laterale, cioè la difficoltà di prendere in considerazione quello che succede nella parte, in genere, la parte sinistra dello spazio. Una delle persone più rilevanti, più importanti, che più influenti sulla nostra, sulla mia e sulla nostra carriera scientifica, professionale, cioè il professor Arthur Benton, al quale è stato dato, su nostra, abbiamo proposto noi di dargli la laurea honoris causa alla Sapienza. Allora, il professor Benton, all'età dei 95, qualcosa del genere, mi scrive dicendo: sai, ho sgridato molto i miei giovani colleghi, adesso io non faccio più tanto ricerche in proprio, però mi presto a dare suggerimenti a dei giovani colleghi. Li ho sgridati molto perché mi ha presentato un lavoro che era orrendo, solo che poi mi sono accorto che ero io che non vedevo più bene dalla parte sinistra e non ci vedevo bene quello che avevano scritto. Cioè si è scoperto un neglect che gli ha impedito di essere efficiente con i suoi colleghi. Comunque questo è uno dei personaggi famosi che aveva anche la capacità di conoscere i suoi deficit a più di 90 anni di età. Forse potresti raccontare il fatto che Arthur Benton aveva contribuito in modo personale a dei premi per le tesi di neuropsicologia. Certo. Lui è sempre stato molto amico degli italiani e in pratica il primo vero corso di neuropsicologia in Italia negli anni 66-67 è stato fatto da Arthur Benton a Milano. Ha sviluppato un affetto, direi un affetto sincero, molto umanamente caldo con noi, in particolare con Ennio De Renzi, con i nostri amici di Milano. Poi noi gli abbiamo dato la loro honoris causa, naturalmente l'affetto si è sviluppato ulteriormente, ci amava molto e a un certo punto oramai era rimasto vedovo, viveva da solo, cioè aveva una figlia e un figlio, che però erano molto autonomi.
aveva più soldi di quelli che servivano, ha tolto dal suo portafoglio un certa quantità, non mi ricordo, 5, 6, 10 milioni, non mi ricordo più quanti erano, e li ha dati a me perché istituissimo un premio per le migliori tesi di laurea o di dottorato in neuropsicologia, cosa che ha contribuito in modo simpatico a dare aiuto ai giovani che si avvicinavano a questa disciplina. Sugli psicologi italiani, hai diciamo dei ricordi legati appunto a occasioni specifiche in cui hai avuto a che fare con personalità di un certo rilievo? Fammi finire un'ultima aggiunta con colleghi, amici internazionali. Una delle persone che io ho conosciuto all'inizio degli anni 70, perché aveva utilizzato delle cose che noi avevamo elaborato insieme a Domenico Parisi, era Hans Seidel, che era uno degli studenti, degli allievi del premio Nobel di Caltech. Con lui siamo rimasti molto amici per tanti anni, con lui e con la moglie per tanti anni. È morto anche lui quasi in coincidenza con Domenico Parisi, lo dico, è una coincidenza strana, ma comunque. Con lui poi abbiamo anche parlato a lungo, in modo molto interessante, anche con la moglie, di un problema che è l'ultimo di cui mi sto occupando adesso, mi sto occupando, è un po' plurale maestatis, nel senso che c'è un gruppo di persone milanesi che lavorano sul serio e io sono lì, insomma, che mi do da fare con loro, via, mettiamola così, sul problema dell'esperienza estetica, dell'arte, della pittura. Con lui ho avuto delle conversazioni molto importanti sul concetto di bello, che cos'è la bellezza, come possiamo affrontare il discorso del comprendere come si arriva a esperire un'emozione, una sensazione di piacere durante l'esperienza estetica. Noi lo stiamo facendo nell'arte visiva, hanno prodotto negli ultimi 20 anni, è un'area che si è aperta dal 2000 in poi, hanno sviluppato cose affascinanti nel campo della musica. Comunque, questo per dire che queste amicizie sono sviluppate nel tempo e si sono trascinate nonostante i cambiamenti di interesse dal linguaggio all'esperienza estetica. Psicologi in Italia, non lo so se devo elencare, lo faccio malvolentieri, non perché mi stanno antipatici, anzi sono molto affezionato a tutte le persone che hanno lavorato con me, ma ho paura di dimenticarle, se devo ricordarle ci provo a ricordarle tutte. Uno è Pierluigi Zoccolotti, ma poi ce ne sono altri. Rapporti con altri psicologi italiani, sì, molti, duraturi, profondi, ma sempre legati all'ambito neuroscientifico. Quindi tutti i neuropsicologi milanesi, padovani, bolognesi, ai fisiologi, parmensi, veronesi di Verona, cioè Rizzolatti, Berlucchi, Marzi, prima Aderenzi, Vignolo, tutte persone con le quali abbiamo mantenuto dei rapporti durati 50 anni. C'è una cosa importante da dire. A metà degli anni 50 un gruppo di persone, in particolare da francesi, austriaci, tedeschi, decidono, e inglesi, decidono che forse è interessante trovarsi tutti gli anni in modo informale per discutere problemi scientifici relativi alla neuropsicologia. Questo gruppo internazionale si sviluppa più
abbastanza lentamente. Partecipano persone importantissime come la Brenda Milner, come Lucas Stoiber, americani. Diventa un gruppo di un centinaio di persone. A un certo punto c'è stato proprio questo numero, 100 e non più di 100, che sono un po' la crema della neuropsicologia e della neurofisiologia internazionale. Questo è andato avanti per una cinquantina di anni, ha consentito a noi, per esempio a me, a Pierluigi, ma ad altri, di avere rapporti continuativi con le persone più significative nella nostra disciplina, il che vuol dire avere la possibilità di offrire alle persone giovani che hanno lavorato con noi l'idea di scambiare, di andare a formarsi all'estero. Questo è stato un meccanismo altamente produttivo, oltretutto portato avanti in modo molto gradevole, molto piacevole, perché gli incontri con questi annuali con queste persone sono sempre stati, oltre che umanamente gratificanti, anche ricchissimi di stimoli intellettuali di grande livello. A questo punto della discussione potresti raccontare un po' quali sono stati i tuoi collaboratori, i tanti collaboratori che tu hai avuto nel corso della tua attività e anche, diciamo, così le loro percorsi, brevemente, i loro percorsi individuali. Vabbè, Pierluigi Zoccolotti, qui presente, è stato il primo a laurearsi con me e abbiamo fatto delle cosette, dei giocherelli, comunque neanche tanto brutti, abbastanza interessanti dal punto di vista sociale, per rimediare soldi, con i quali è andato da Witkin negli Stati Uniti e c'è stato un anno e mezzo. Poi lui, naturalmente, siamo andati avanti per molti anni a lavorare insieme, finché poi negli ultimi anni lui ha trovato una sua ramo personale di studio. Poi è entrata Gabriella Antonucci, lei è una di quelle che ha vinto il premio di soldi lasciati da Benton, poi Cecilia Guariglia, poi Fabrizio Doricchi, poi quelli più giovani, tipo Giorgia Commitri, Gaspari Galati, poi Grazia Spitoni, poi Iaria, che è andato a finire in Canada, adesso insegna in Canada, la Cristina Romani, che lavora e insegna in Inghilterra, la Paola Marangolo, che è andata a Napoli, cioè una serie di persone che a poco si sono diversificate nei rispettivi interessi, sempre in ambito neuropsicologico, qualcuna con particolare accentuazione clinica, interesse clinico, altri con invece interessi più marcatamente teorici. Direi che se dovessi descrivere l'insieme di queste persone con le quali abbiamo lavorato in questi anni, c'è stato un periodo non lunghissimo, comunque abbastanza lungo, nel quale praticamente un po' tutti convergevamo a studiare un'unica tematica, però la politica è stata poi quella di consentire, di suggerire a ciascuno di inseguire strade diverse, quindi interessi, contenuti di ricerca diversi, e ho l'impressione che così alcuni ne abbiano, ma molti di loro abbiano fatto un eccellente uso di questa opportunità offerta. Quindi la mancanza di una monodirezionalità ha favorito l'emergenza di interessi diversificati. Se uno guarda la produzione scientifica attuale, per esempio, delle persone che hai citato, è molto molto diversificata, si occupano veramente di cose molto molto diverse tra di loro, cose molto diverse, questo positivo. Poi forse, Gino, tu hai citato proprio quelli che sono stati i tuoi allievi diretti, poi ci sono state anche persone un po' a cavallo, no? Come penso, per esempio, che hanno magari studiato, no, non direttamente con te, ma poi con cui ci sono state lunghe collaborazioni, penso per esempio a Fabrizio Doricchi e Donatella Spinelli. Quelli che non ho nominato sono i milanesi,
Cioè Beppe Vallar, che è stato tanti anni a lavorare da noi e con il quale abbiamo fatto un sacco di cose assieme, Stefano Cappa, la Daniela Perani, con la quale pure abbiamo lavorato per un sacco di anni, adesso Paoleso, la Bottini a Milano. L'intensità dei rapporti con queste persone è sempre stata molto grande, anche al sud Italia, non soltanto al nord Italia. Per esempio Dario Grossi, che è appena morto, poverino, comunque era di Napoli e con il gruppo dei napoletani abbiamo lavorato abbastanza lungo. C'è stato un periodo, quando ci occupavamo di emozioni, che c'è stato un flirt tra noi e i torinesi, con Amerio e altre persone. Comunque direi che i rapporti con i vari istituti di psicologia li abbiamo avuti un po' con tutta Italia. Ma i primi passi nell'Accademia Italiana, come si sono svolti? Perché tu hai detto, diciamo, che poi sei arrivato a Roma, ma come ci sei arrivato a Roma, per esempio? In macchina. Cioè, no, nel senso che io stavo facendo la specializzazione in psicologia a Milano. Nel frattempo nasceva a Roma il Gemelli, cioè nasceva a Roma la facoltà di medicina. Quello che allora era il mio capo, il professore Ancona, si è trasferito da Milano a Roma per impiantare l'istituto di psicologia nella nuova facoltà di medicina di Roma. A me, ovviamente, siccome mi occupavo di pazienti afasici, ero ancora nell'epoca in cui lavoravo con John Black, mi ha chiesto se ero interessato a venire a Roma. Ovviamente ho risposto di sì, e mi sono spostato con la famiglia a Roma. Quando sono arrivato a Roma, la mia carriera universitaria era denominata assistente volontario, che vuol dire lire zero, per cui ancora mi ha aiutato a procurarmi un po' di soldi per mantenere la famiglia, perché oltre ai soldi che mi davano gli americani, avevo bisogno di dare da mangiare ai figli, che nel frattempo erano aumentati, da uno sono diventati due, poi sono diventati tre. E allora ho lavorato un po' a Roma, sempre come assistente volontario dal punto di vista accademico, ho lavorato nelle carceri, ho fatto il consulente nelle carceri. Poi finalmente, avendo preso la libera docenza, il penultimo anno in cui è esistita la libera docenza, ho avuto un posto a Messina nell'anno 70-71, incidentalmente prendendo il posto di Ossicini, di Adriano Ossicini. Sono stato un anno solo a Messina, per fortuna, perché era veramente piuttosto faticoso. Poi sono stato un anno solo, anche lì sono stato molto fortunato, all'Aquila, sempre come assistente incaricato. Allora c'erano gli incarichi annuali. Quello di Messina non pagato, mi hanno dato solo degli anticipi, non ho mai avuto il saldo del mio lavoro fatto a Messina. Poi sono venuto, come sempre, come professore incaricato a Roma, dove sono stato incaricato 2 o 3 anni, e poi nel 75, mi pare che ne ha citato Pierluigi Soledad, non sono bravissimo, sono diventato ordinario e a Roma, quindi la mia carriera è stata quindi Milano, Roma, volontario, alcuni anni freelancer, e poi Messina, L'Aquila, Roma. E a Roma chi ti ha chiamato in questa ultima fase, diciamo, quando ormai ti eri assestato accademicamente? Direi chiamato nessuno, ho fatto domanda. Ah, ecco, va bene. Ho fatto domanda, e siccome allora c'era il vantaggio che chi aveva la docenza aveva strutturalmente passava davanti a quelli che a parità di merito non avevano la libera docenza, e quindi, insomma, in sostanza non hanno potuto dirmi di no. Ecco, non so quanto sia venuto desiderato, però non hanno potuto dirmi di no, e io ho accettato questa condizione. Se ricordo correttamente, quando diciamo Roma, sono però giri da due posti diversi, perché tu eri contemporaneamente
assistente ordinario in Cattolica e professore incaricato presso il corso di laurea della Io sono Sapienza. diventato però assistente ordinario in Cattolica quando già avevo avuto l'incarico a Messina prima e all'Aquila poi. Quindi io come assistente ordinario ho fatto ben poco alla Cattolica e sono poi passato direttamente a Roma, lasciando il posto di assistente ordinario e venendo alla Sapienza. I due ambienti, le due psicologie, quella della Cattolica, del gruppo della Cattolica, e soprattutto quella più antica del gruppo di Roma, prima che arrivassimo Bertini, io, padre Sdino, poi Carli, avevano scarsissimi rapporti. Infatti io ho avuto rapporti più intensi col CNR, con l'Istituto di Psicologia del CNR, più che non con la Sapienza. Poi naturalmente siamo arrivati e abbiamo cercato di farci ricavarci una tana all'interno di questa struttura che per noi era non conosciuta. Poi c'era un terzo ambiente che c'è ancora a Roma, soprattutto di psicopedagogia, che è l'Istituto Vaticano dei Salesiani, dove ci sono eccellenti psicologi che hanno un loro orientamento, con i quali pure noi della Cattolica non avevamo avuto nessun rapporto e manco quelli della Statale. Poi ci sono stati un po' di preti che hanno smesso di fare il prete e sono venuti da noi. Non lo sto dicendo con disprezzo, per carità. Non si chiamava Don Ronco quello con cui abbiamo interagito un po'? Don Ronco sì, ma non a livello accademico, a livello Bene. professionale. Uno statistico di alto livello, molto Posso bravo. aggiungere un commento, un ricordo personale? Quando Gino parla dei tre dipartimenti, dei tre luoghi dove si faceva psicologia a Roma, io ero capitato proprio in quel periodo per cui una parte della mia tesi di laurea fu fatta all'Istituto del CNR, una parte agli istituti biologici della Cattolica e una parte alla Sapienza, soprattutto però alla CNR Cattolica. Quindi io seguii Gino in queste peregrinazioni in questi tre diversi istituti romani. Anche perché appena arrivato a Roma il cosiddetto laboratorio in Via dei Sardi era una cosa, insomma, che ricorda un pochettino la situazione di Kiev adesso, ecco. Sì. E poi del resto, Gino, se ti ricordi, Bertolucci girò proprio una parte del film, Esatto, cioè, il Novecento lì dentro. esatto, nella parte diroccata del palazzo. Quindi non stai dicendo una cosa così lontana poi No, da. no, 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 no. E c'erano poi al primo piano c'erano gli ingegneri che venivano, quelli della facoltà di ingegneria, che venivano a fare disegno. E mi Esatto. ricordo che noi avevamo una nostra amica che ci aiutava a raccogliere dati di ricerca, e doveva andare a chiedere agli studenti di poter partecipare, se volevano partecipare. E lei preferiva quelli di ingegneria perché erano più alti, più belli e più intelligenti, per cui i nostri esperimenti sono stati Sì. fatti utilizzando Aveva un certo successo con gli studenti di ingegneria. soprattutto con gli studenti di ingegneria al primo piano. Non lo so se Pierluigi, perché a questo punto, diciamo, i tuoi ruoli istituzionali, diceva nelle note biografiche, Pierluigi, che tu sei stato anche direttore di dipartimento? No, mai. Mai. No, sono stato direttore di istituto prima che nascessero i dipartimenti. Per Ecco. un anno, questo se io non so se tu c'eri, forse sì, forse no. Comunque, una delle mie cose di cui mi vanto di più è di aver detto, lo faccio controvoglia il direttore per un anno e poi mi dimetto. Tutti ridevano pensando che mi affezionassi al potere. Dopo un anno mi sono dimesso. E questa è una cosa di cui porto vanto, l'ho detto e l'ho fatto, però non sono mai stato direttore di dipartimento, né presidente di facoltà. Nella nota biografica ho detto che alcuni cambiamenti che tu avevi introdotto quando sei stato direttore dell'istituto hanno rappresentato, anche se il periodo è stato breve, hanno rappresentato un cambiamento sostanziale, diciamo, credo che questo sia
sia vero, nel senso che prima c'era stata una gestione molto, diciamo, come si può dire, molto unitaria, direttiva da parte di prima di Padre Valentino, poi mi pare di De Grada, Gino, non vorrei dire una cosa inesatta, se, cioè, ecco. E tu invece avevi modificato molto sostanzialmente la gestione, introducendo delle deleghe a persone differenti e cercando di differenziare molto il lavoro rispetto a quanto fatto precedentemente. O dico male, dimmi tu. Quando ho accettato di fare il direttore dell'istituto, ho detto lo faccio, però voglio tre persone con me che scelgo io. Voi potete dire che non le volete, votate di no e io non faccio il direttore. Però io ho proposto di fare il direttore insieme a Nino Dazzi, Gian Vittorio Caprara e Anna Paola Ercolani. Quindi abbiamo fatto una direzione a quattro, per così dire, per un anno. De Grada era il preside di facoltà. Questo cambio di prospettiva, se posso fare un commento, ha avuto poi un impatto che è rimasto nel tempo, perché tutte e tre le persone che ha citato Gino sono poi divenute persone molto significative in aree Certo. diverse della gestione successiva dei dipartimenti, delle facoltà. E poi successivamente sia Caprara che Dazzi sono diventati presidi, mentre Esatto. Anna Paola Ercolani è stata direttora di dipartimento, no? E prima ancora, anche però presidente del corso di laurea, in un momento in cui ci sono stati molti cambiamenti ordinamentali, quindi in cui quel ruolo era molto significativo. Sì. Giusto, Gino, io i ricordi sono i tuoi, però non voglio. Voglio aggiungere una cosa perché credo che se no sarebbe un lasciar fuori una cosa importante. Una delle cose, a mio giudizio, significative, la valutazione, se significative in senso positivo o negativo, lo lascio decidere ad altri, è stata quella di favorire, consentire, sviluppare una collaborazione di ricerca, strettamente di ricerca, tra pubblico e privato. Cioè la relazione con la fondazione, prima clinica, poi ospedale, poi diventata fondazione Santa Lucia, ha rappresentato un esempio di una collaborazione scientifica a costo zero per l'università, a costo zero per la fondazione. Che però ha messo in condizione molti di noi, non soltanto del mio gruppo, ma anche di altri gruppi, per esempio i psicobiologi, di accedere, di utilizzare risorse per ragioni scientifiche, non professionali, in una struttura privata con finalità scientifiche. Questo è, credo, un cambiamento abbastanza importante, non è l'unico, io non ho mai desiderato unicità, sono il primo, sono il più bravo, sono l'unico, non me ne frega niente, certamente è successo altrove. Diciamo così, joint venture tra strutture pubbliche e private a Roma ha rappresentato qualcosa di significativo e ha consentito, ha offerto mezzi per sviluppare ricerche di grande rilievo, di grande importanza per almeno 25-30 anni. Credo che sia una cosa che va sottolineata. Forse qualcheduno non è tanto contento. C'era il periodo in cui parlare del privato era una cosa ignobile, disgustosa. Io non ho mai trovato niente di ignobile e comunque. Credo, io personalmente sono contento perché sono convinto che siano state offerte possibilità di ricerca molto serie, molto importanti per un tempo molto lungo a molte persone. Quest'ultimo commento di Gino è molto interessante e credo che vada sottolineato che questa cultura, che è tipica degli Stati Uniti, E del mondo dell'Inghilterra, anglosassone, del forse. mondo anglosassone, quando è stato stimolato da Gino, era assolutamente inusuale nella realtà.
la realtà italiana, forse... Forse milanese un po'. Forse... No, prima la Fondazione Agnelli, Torino, applicata al mondo del lavoro. Ripensa ai libri che tu hai scritto nel corso degli anni, ci vuoi dire qual è stato il primo e qual è quello che ti ha, a cui sei più legato? Ma io di libri ne ho scritti, ho fatto scrivere delle persone in due occasioni. Il primo è stato un titolo che si chiama I disturbi del linguaggio. Ero appena arrivato dagli Stati Uniti e negli Stati Uniti avevo imparato che i professionisti americani di vario genere, non soltanto psicologi, medici, eccetera, eccetera, molto utilmente scrivono libretti, per esempio, su come deve mangiare un paziente diabetico, scritto in modo per cui i pazienti diabetici possono leggere e imparare come si fa a farlo. Mi era venuta voglia di fare una cosa utile anche a me in Italia. E allora non c'era nessun manuale, nessuna cosa che mettesse insieme le conoscenze sui disturbi del linguaggio. Mi sono messo a fare questa cosa e mi sono anche divertito a fare il bullo, perché così allora forse avevo più attività bullesca di quella che con la quale sono finito. Avevamo invitato persone anche importanti, professori ordinari, cattedratici della Cattolica a scrivere cose. Non avendo mantenuto i tempi, li ho cacciati via, naturalmente generando, come si permette questo stronzetto di mandare a fanculo il professor Tal da Italia. Però l'ho fatto, il libro è uscito e devo dire è stato per anni un punto nel quale venivano messe insieme tutta una serie di conoscenze su diversi tipi di studi del linguaggio, sia legati a lesioni cerebrali, che è poi quella di cui mi sono occupato tutta la vita, sia no. Per esempio, la balbuzia non ha niente a che vedere con la neuropsicologia. Questo è uno. Poi, anche con Pierluigi, abbiamo scritto non libri, ma capitoli su invito in vari libri internazionali, inglesi, americani, francesi. Lui ha persino scritto un articolo in francese senza sapere il francese. Dico bene, c'era il nostro amico Guido Gainotti che sapeva benissimo il francese. Lo letto per sentire se gli piace. Poi l'altra, diciamo, avventura di un certo impegno è stata quella di mettere insieme tutto questo gruppo insolitamente coeso e collaborante di neuropsicologi in Italia, lo sottolineo perché non è solito in altri ambienti. Per esempio, tra gli psicologi, i vari gruppi Milano-Bologna non è che si vedessero molto favorevolmente. Nel caso della neuropsicologia, invece, c'è stato sempre diciamo un'intensità di rapporti anche personali, umani, importanti. Essendo un gruppo di persone di alto livello, a me, a Franco Denis, è venuta l'idea di fare un manuale nel quale ciascuno di loro ha offerto il meglio di sé, e questo è diventato un manuale, uso le parole di Tim Schellis, che è una persona di grande rilievo. Ci sono tre manuali di neuropsicologia, uno in 11 volumi di François Boller in Inghilterra, quello della sua maestra da Wellington, e il nostro sul mercato internazionale. Il nostro è diventato internazionale perché è stato tradotto in inglese, quindi ha avuto certamente abbastanza influenza. Abbiamo fatto poi una seconda edizione che è stata tradotta in inglese, una terza che è stata fatta più recentemente, però alcuni dei personaggi di grande prestigio storico, ahimè, erano morti,
devo dire che forse i primi due volumi erano più coesi, più coerenti al loro interno rispetto al terzo. Però compratelo lo stesso, voglio dire, non è che suggerisco di buttarlo via, semplicemente i primi due hanno avuto una coesione interna, una ragionevolezza nell'impianto strutturale, nonostante sia un manualone grosso. Non ho mai sentito studenti che si lamentassero più di tanto, perché era giudicato comprensibile, molto, molto comprensibile. Quindi, da questo punto di vista, quindi, è stato un lavoro di qualche utilità. Siccome tu hai citato il libro di Boller, se ricordo bene, noi scrivemmo un capitolo per il manuale. Sull'emozione, sì. Esatto. Il tema Guido Gainotti, è corretto? Dice, esatto. Senti Gino, un po' il tuo percorso spiega già come in parte vedi la relazione fra ricerca di base e ricerca applicata, no? Nel senso che tu hai praticato entrambe le dimensioni e fra queste hai stabilito un interscambio fecondo, nel senso che la ricerca di base ha nutrito la ricerca applicata, che si è potuta così sviluppare ampiamente con il tuo lavoro anche nell'istituto, nella Fondazione Santa Lucia, no? Sì. Ma anche prima tu, in realtà, da quello che ci hai raccontato, andavi su questi due binari che non erano paralleli ma si intersecavano e nutrivano a vicenda. Ecco, tu su questo non vedi un rapporto problematico fra ricerca di base e ricerca applicata? Assolutamente no, almeno per me non è stato così. La mia tesi di laurea in medicina è stata solo un primo tentativo di organizzare qualche cosa che poteva essere indicato come riabilitazione dell'afasia. Mi ricordo che andavamo in giro, io e Luigi Vignolo, a fare la rieducazione noi ai pazienti afasici. Poi è arrivata la Mimi, la Anna Basso, la quale invece in modo molto... lei non era medico, ma era stata in Russia, era stata in Francia, in modo più professionale ha impiantato e sviluppato la riabilitazione dell'afasia. Però appunto ho incominciato da lì. Ecco. E ho continuato fino alla fine. Questo è proseguito in modo molto sistematico, no? Perché questa è stata la prima attività che è partita alla Santa Lucia. Certo. Lina Razzano, possiamo dire alcuni nomi. Con la Picciafuoco. Sì, l'Alba Picciafuoco. Anche non era solo la Santa Lucia, ma anche alla Villa Fulvia, giusto? Esatto. Alla Villa Fulvia. E poi forse anche a quell'epoca non c'era anche Paola Marangolo, che studiò insieme a Basso a Milano e poi tornò a Roma e poi ha fatto una carriera universitaria, come dicevamo prima, adesso è a Napoli. Quindi tante questa attività è proseguita in parallelo, perché Gino ha raccontato, diciamo, una serie di cambiamenti nel focus di ricerca, ma diciamo le attività che erano partite, come hai citato, dalla tua tesi, cioè della riabilitazione del linguaggio, poi è diventato un servizio che è proseguito e è tuttora attivo alla Fondazione Santa Lucia. Certo. No, questo è sempre stato ecco, in questo senso il gruppo delle persone con le quali abbiamo lavorato insieme a Roma è sempre stato un gruppo caratterizzato da questa doppia anima. A differenza, per esempio, di altri gruppi, mettiamo quello di Bologna, poi passato a Padova, di Carlo Miltà, dove invece l'interesse è rimasto prevalentemente a livello sperimentale, teorico, mentre l'applicazione clinica è stata lasciata ad altri. Non è che a Padova non abbia fatto cose cliniche, il mio amico Franco Denis, per esempio, si è occupato di quello, però i gruppi nati a Bologna, Parma, eccetera, eccetera, si sono occupati
di questioni teoriche non applicative. La nostra caratteristica è stata questa qua. Direi in questo senso anche distinti dal gruppo originario di Milano, nel quale invece l'interesse applicativo è sempre stato trascurabile. Seppure esiste. In De Renzi mi pare che non c'era tutto questo interesse per la riabilitazione. Senza la riabilitazione ci credeva, punto e basta. L'ha detto in modo molto chiaro, molto esplicito. Forse l'unico che si è occupato un pochino di terapia, ma anche lì in modo molto personale, molto interessante, però è Spindler sulle demenze. È l'altro tema di cui non è il tema più simpatico da affrontare, ma però è un tema di grande rilievo sociale in questo momento, il problema delle demenze. Passiamo ad un altro aspetto che diciamo non è di secondo ordine, cioè che ruolo hai avuto tu nella legittimazione della psicologia nel sistema accademico, perché forse la tua formazione, la tua competenza che era più vicina alla dimensione scientifica tra virgolette rigorosa ti ha facilitato diciamo nello svolgere un ruolo di promozione della psicologia nel sistema accademico, questo è vero oppure no? Penso di sì. Per consuetudine alla ricerca scientifica va fatta una direi distinzione. Cioè, una cosa è una ricerca basata sulla capacità e la possibilità di manipolare gli eventi, la realtà in ordine al supporto o rifiuto, rigetto di una ipotesi interpretativa. Questa, diciamo, Galileo, tanto per intenderci, senza stare a fare tante storie. Non è che le persone che usano uno schema di operazione concettuale diversa non fanno ricerca scientifica, la fanno lo stesso. In questo periodo, in modo particolare, col Covid, è chiaro che tutte le ricerche epidemiologiche, le ricerche delle patologie sociali, richiedono di essere affrontate con dei metodi diversi. Cioè non è noi, sì certo, i biologi modificano le molecole, aggiungono, tolgono molecole, le incartano dentro delle bolle di lipidi e poi fanno generare anticorpi eccetera eccetera, ma in realtà la ricerca clinica, molto importante in questo caso la ricerca epidemiologica, è basata su una serie di studi correlativi, nei quali la manipolazione è nulla, c'è una lettura dei dati della realtà che viene interpretata a posteriori. Quindi sono due modi, due percorsi diversi. Venendo da medicina e venendo da un gruppo di persone particolari, io e anche le persone che hanno lavorato con me siamo rimasti molto più familiari con il modo di fare ricerca che utilizza la manipolazione della realtà, che modifica le variabili indipendenti, mettila in termini che andrebbero bene anche per la Paola Arcolani. Un pezzo della domanda di Gilda potrebbe essere stato quello se questa, diciamo, competenza sperimentale poi ha avuto un impatto, per esempio all'interno della Sapienza, mi viene da dire che tu, se ricordo correttamente, fossi il primo rappresentante della commissione ricerca in un'epoca in cui la psicologia era molto, forse il secondo, forse è molto sottostimata, cioè c'erano discorsi, ma siete sicuri che la psicologia faccia ricerca scientifica, cose di questo genere. Quindi io credo che il fatto di aver inviato te nella commissione di ricerca sia stato proprio per cercare di tutelare, diciamo, la possibilità per la psicologia di fare ricerca sperimentale. E quindi di ricevere finanziamenti. Sì, cioè, però diciamo, al di là dei soldi, che erano naturalmente il punto per lì, era anche un fattore di immagine. Status, certo. Un fattore di immagine molto importante all'interno del nostro Ateneo in un'epoca molto iniziale. Adesso non le date. Non so, Gino, se ti ricordi che periodo era, ma insomma molti anni fa, io penso, stiamo parlando, giusto? Anni 80, anni 85, 86.
Sì, certamente il percorso è stato lungo e direi in molte aree della nostra, diciamo così, struttura psicologica alla Sapienza, in molte aree si è avuta una evoluzione scientifica pesante, importante. Io parlo della mia area perché è quella che conosco meglio e certamente abbiamo avuto degli innesti anche di straordinaria valore scientifico. David Barr, Beppe Vallard, che sono venuti a noi, Claudio Luzzatti, adesso Salvatore Aglioti, cioè tutta gente che certamente sa cos'è la ricerca, l'ha fatta, è stata molto produttiva. Ma la stessa cosa è successa anche a livello della psicobiologia, a livello della psicologia sociale, che io questo ho un problema, tu lo puoi descrivere meglio tu, ma ho l'impressione che ci sia stato un passaggio non marginale da una psicologia sociale di tipo molto, molto manualistico a una ricerca importante, vera, che adesso dà dei frutti. La stessa cosa vale per quanto riguarda la psicologia della personalità, dove ci sono stati contributi di rilievo. Io non voglio trascurare nessuno, dico semplicemente le prime cose che mi sono venute in mente. Ripeto, però, certamente la crescita nella produttività scientifica negli ultimi 30 anni, ma soprattutto negli ultimi 20, si è molto accentuata e ha prodotto risultati di livelli importanti. Tanto che adesso, questo me lo dite voi, sono diventati dipartimenti di eccellenza. Sia il nostro che il vostro. Certo. Di socializzazione che di psicologia. Se parliamo dei dipartimenti a cui siamo afferenti io e Gilda, forse puoi anche raccontare che tu hai avuto un ruolo importante proprio nella nascita dei dipartimenti, no? Nella commissione di Ateneo per la sperimentazione, no? Forse è anche interessante raccontare il fatto che la proposta iniziale, i tre dipartimenti, fu bocciata, no? Perché non tutti e tre furono accettati e tu dovessi lottare per tutelare i due di cui facciamo parte io e Gilda, salvo che dopo il terzo dipartimento fu approvato molti anni dopo. Molti anni dopo. Ma all'inizio io devo dire, credo di dire delle cose vere, non inventate. De Grada, che era preside della facoltà, non era favorevole alla disgiunzione in più dipartimenti, ma non ha mai combattuto delle guerre di religione, però era certamente più favorevole a mantenere un dipartimento unico. Quello che era furibondamente contro i tre dipartimenti, poi diventati due, era Cristiano Violani. Cristiano Violani, che in quel momento era il rappresentante dei sindacali, o comunque eletto dagli assistenti. Aveva un ruolo sindacale importante e lui era davvero molto ostile ai due dipartimenti, ai tre dipartimenti, tanto è vero che poi sono diventati due subito. Il terzo dipartimento, quello clinico, è nato almeno 7-8 anni dopo, adesso io non ricordo quando. Anche di più. Quindi è vero quello che dice Pierluigi, che all'inizio questa diversificazione in territori intellettuali diversi non è stata condivisa da tutti e non è stata resa facile nella sua realizzazione. Io ricordo giovanissimo che in queste discussioni molto contrario alla divisione in dipartimenti differenti era anche Riccardo Venturini. No, questo ricordo, non so se tu hai... Riccardo Venturini è talmente esotico nelle sue cose per cui non lo ricordo come un ostacolo
significativo. Comunque forse si può dire che poi anche la semplice difesa dei due dipartimenti all'interno della commissione Ateneo fu molto, Sì, molto, molto dura, sì. molto dura. C'erano delle obiezioni importanti dell'area, credo, dei medici, no? Soprattutto, no? Dell'area medica. Sì. Quindi adesso diciamo, i rapporti con i medici sono molto buoni o perlomeno molto più favorevoli, ma all'epoca diciamo, non ci fu tutta questa, fu estremamente complesso approvare anche solo due dei tre dipartimenti, se ricordo correttamente. Ma comunque, in linea generale, la reputazione scientifica della disciplina psicologia, presa nel suo complesso, senza diversificazioni, era molto forte. Mi ricordo di aver avuto una discussione non violenta, urlata, con Tecce, il quale a un certo punto disse una cosa: vieni da me che ti faccio vedere io che cos'è un laboratorio scientifico. A momenti gli metto le mani addosso al professor Tecce, allora rettore. Preside prima di scienze naturali e poi. Quando volevo mettere le mani addosso al rettore. Io credo che se posso dare una aggiunta personale più recente, così eccetera, il percorso che è stato fatto dalla psicologia, che appunto con i dipartimenti di eccellenza attuale, è un percorso veramente che è stato molto lungo e diversificato, perché si è partiti da zero veramente. E le persone che adesso accettano la psicologia, che nell'area medica, nell'area della fisica, mi ricordo Gino che i fisici, per esempio, erano molto contrari all'idea che la psicologia potesse produrre ricerca, e adesso diciamo, cioè, noi condividiamo il fatto di avere entrambi, ma anche noi, il riconoscimento d'eccellenza, non per vantarsi, ma per dire che è stato fatto un lunghissimo percorso, Ma certo. ma forse il modo con cui è partito questo percorso, questo Gilda, secondo me è molto significativo. Quando doveva partire, quando si è partiti da zero, si è tutelata la ricerca o i dipartimenti, la presenza di una persona che garantiva una qualità scientifica elevata era considerata molto decisiva per la tutela della psicologia. Questo lo dico io perché Gino non se lo direbbe da solo. No, ma ecco, però volevo non perdere l'occasione per sottolineare il fatto che adesso siamo qui, siamo noi tre, siamo tutti e tre della Sapienza e ci raccontiamo con soddisfazione come siamo stati bravi, come siamo stati anche belli, diciamola poi tutta. In realtà questi cambiamenti sono avvenuti spettacolarmente anche in molte altre parti d'Italia, Certo. cioè in altri istituti di psicologia si sono verificate delle evoluzioni, tutte nella direzione di un aumento della capacità di produzione di conoscenze nuove. Questo vorrei sottolineare, è molto importante. Questo è avvenuto dovunque in Italia, è avvenuto a Milano. Sia la Bicocca che la Statale, è avvenuto a Padova, è avvenuto a Bologna. All'inizio l'Istituto di Bologna era un istituto simbolo per la capacità di intervento in problematiche sociali che Roma non aveva. È avvenuto a Torino. Io no, non so dire molto di quello che è successo a Napoli perché certamente il livello scientifico dei nostri colleghi, però dell'istituto in generale di Napoli so abbastanza poco. Però è importante sottolineare che questa evoluzione, questa crescita è certamente un qualche cosa che si è sviluppato insieme ai corsi di laurea in psicologia, non solo al nostro. Il nostro è certamente, nel nostro sappiamo qualcosa di più, c'eravamo anche noi, abbiamo anche noi qualche bandierina da mettere, però. Questo è successo anche altrove. Rispetto alla contemporaneità, diciamo, tu come valuti l'accorpamento di psicologia e medicina? A dirti la verità, non lo so, non lo so. L'unica cosa che posso dire è, per ragioni
totalmente indipendenti, extra intellettuali, extra professionali, sono diventato amico di Zipparo, che è stato il preside di medicina che ha favorito questa cosa. Detto questo, non so che cosa ha prodotto. Certamente i colleghi, i miei amici, i miei colleghi, che hanno cercato di lavorare con il Sant'Andrea, sono non hanno avuto molto successo, ma non perché non siano persone capaci, competenti, eccetera, perché sono oberati, veramente oberati di lavoro clinico, per cui il tempo che possono dedicare alla ricerca è più modesto di quanto non succeda a noi. L'altro punto è cambiato qualcosa nell'insegnamento della psicologia agli psicologi per effetto della presenza dei medici e viceversa? Siamo stati capaci di travasare cose significative nella formazione degli studenti in medicina o no? A queste domande non ho risposta perché non ho riscontri di nessun tipo, però certamente la valutazione è stata utile o non utile, la fusione di passa attraverso queste due domande, cioè c'è modo di documentare che la fusione ha prodotto dei cambiamenti significativi nella formazione dei medici e degli psicologi? Se voi avete una risposta, ditemi qualcosa così imparo anch'io. Io non ce l'ho. Lasciamo questo interrogativo in sospeso, anche perché diciamo sono processi che richiedono anche tempi di maturazione e forse ci vuole ancora un po' perché cambi la mentalità e il modo produrre scambi fra medicina e psicologia, due aree disciplinari che sono state in competizione a lungo, una competizione che ha visto la psicologia quasi sempre perdente fino a un certo punto. Da un certo punto in poi questo non è sembrato più vero in quei termini, quindi forse questa unificazione può servire effettivamente a creare degli scambi nuovi, ecco, ma questo lo diranno. Sul piano scientifico non è vero, cioè rifiuto la tua osservazione che la psicologia è quasi sempre perdente, il contrario. Negli scambi che abbiamo avuto con i medici, le ricerche psicologiche hanno avuto risonanza assai maggiore di quelle dei nostri colleghi con i quali abbiamo interagito. Chiedo scusa se è arrogante l'affermazione, ma la faccio e la ripeto. Certo, ma questo è giusto. Io pensavo ad un'altra dimensione, quella più legata all'attività clinica, all'attività pratica, dove c'è stata una battaglia ferocissima per affermare la legittimità da parte degli psicologi di svolgere la libera professione, che invece i medici volevano a tutti i costi tenere, no? Assolutamente, assolutamente. E io mi riferivo a quello, però è giusta la tua precisazione, perché, come dire, riscatta un senso comune che è ingeneroso, certo, nei confronti della... Comunque, rispetto al riscatto professionale, le tue osservazioni sono assolutamente corrette, certamente si sono opposti con successo quasi sempre nell'impedire, per esempio, di fare delle attività ambulatoriali, qualcosa del genere. Per quanto riguarda invece la costituzione del corso di specializzazione in neuropsicologia, a cui i medici si sono violentemente opposti, da Frati in giù, dal presidente della società di neurologia, li hanno perso loro. Noi siamo riusciti a farla e non è vero, chiunque mente se dice il contrario, non è vero che è una struttura che produce figure inutili. Io non conosco nessuno degli specialisti in neuropsicologia che è senza lavoro in questo momento.
Grazie di questa precisazione, tra l'altro per me consente, diciamo, di toccare anche quell'aspetto legato al tuo contributo allo sviluppo della neuropsicologia, perché tu ti sei battuto strenuamente sia creando appunto corsi di specializzazione che diciamo promuovendo la ricerca in questo campo. Forse Pierluigi può concludere, diciamo, questa intervista con un paio di domande che avevamo previsto. Che dici, Pierluigi? Gino, forse ci puoi dire quali vedi, cosa vedi come prospettive attuali nell'ambito della neuropsicologia dal punto di vista della ricerca, ma dal punto di vista anche delle possibilità. Hai appena accennato alle possibilità di lavoro per gli specializzati, ma più in generale per le possibilità. Per lo sviluppo, per la ricerca, in questa tematica, come lo vedi? Il sviluppo è un po' simile a quello che sta succedendo contemporaneamente in tutte le parti del mondo. Cioè la ricerca neuroscientifica, la neuropsicologia che si è trasformata in neuroscienze, dando una connotazione non soltanto a partenza dal paziente, ma una connotazione del tipo sviluppo di conoscenze sul funzionamento della mente, mettiamola così. Come in tutto il mondo, il contributo della psicologia è determinante, cioè le neuroscienze sono in parte condotte, portate avanti dai fisiologi, in gran parte dagli psicologi. I grandi personaggi di cui abbiamo parlato, per esempio, la Brenda Milner, Hans Lukas Stoiber, Mortimer Mishkin, che è appena morto, la Leslie Ungerleider, cioè cito nomi famosissimi, non erano mica medici, sono stati tutti psicologi, venivano dalla psicologia, qualcuno dalla biologia, e Hans Heider era un ingegnere, vabbè, però, cioè la possibilità che il contributo della psicologia diventi, come in altre parti del mondo, crescente in questo territorio delle neuroscienze è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda invece l'aspetto applicativo, clinico applicativo, è del tutto evidente che mentre lo spazio di innovazione attraverso lo studio dei pazienti si riduce un pochettino, lo spazio rimane invece e si amplia sempre di più per quanto riguarda la rieducazione. Adesso non si parla più soltanto di rieducazione dei disturbi afasici. Vi dicevo all'inizio, per un secolo si è parlato solo di linguaggio, ma si parla di rieducazione di tutta una serie di disturbi, sia del linguaggio, sia della cognizione spaziale, sia della memoria, eccetera. In questo contesto, la preparazione teorica e le conoscenze possedute dai neuropsicologi clinici sono quelli che possono soltanto loro portare avanti in modo sistematico e costruttivo, diciamo, una scienza riabilitativa. Poi, naturalmente, l'aspetto motorio e sensoriale viene portato avanti da altre figure, però nell'ambito cognitivo e emotivo, certamente, questo è. Infine, ultima cosa della quale so poco, però mi piacerebbe fare un piccolo accenno. La psichiatria ha avuto, no, 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 non sono uno storico e non intendo dare pennellate alla psichiatria pretendendo che la descrizione sia corretta, però certamente ha avuto una grande virata, una grande impulso con l'innesto della psicanalisi interpretata nelle diverse forme possibili, e poi c'è la psichiatria biologica. I meccanismi attraverso i quali siamo diventati capaci di studiare l'evoluzione dei processi mentali
sta diventando uno strumento disponibile per la psichiatria e capace di offrire delle prospettive nuove. Quando io ho fatto leggere alcune cose scritte dai nostri amici napoletani su questo argomento a degli psichiatri di professione, ho avuto commenti del tipo: questo è un modo nuovo di ragionare che deve essere preso, introiettato dentro la psichiatria. Questo è quello che mi hanno detto, e credo che valga la pena di sottolineare come il contributo neuroscientifico si espande anche in un territorio che fino ad ora è stato limitrofo e che ha avuto destini separati. Che cosa diresti a uno studente oggi che ha voglia di interessarsi di queste aree disciplinari? Sfrutto una considerazione che mi hai fatto tu pochi giorni fa. Bisogna avere culo nel senso di bisogna suggerire a queste persone di cercare di avere culo, cioè di avvicinarsi a gruppi di persone che dimostrino, che abbiano già dimostrato, che stanno dimostrando di avere capacità di produrre conoscenza nuova. Il mestiere dello scienziato, del ricercatore, è quello di produrre ricerca nuova, non di produrre lavori che servono per fare la carriera. Bisogna saper scegliere un gruppo di persone, parlo di gruppo perché le individualità in questo momento contano relativamente poco, un gruppo di persone, a me è successo con il gruppo di Milano, con un gruppo di persone che siano capaci di trascinarti dentro un processo di produzione intellettuale che porta a conoscere cose nuove. Questo è un suggerimento, sembra molto generico, però non è tanto generico. Secondo me molte persone ci devono pensare e non devono cedere alla tentazione di essere sedotti dal primo docente che ha bisogno di manodopera. Però spesso tu mi hai detto che è anche una capacità dello studente riconoscere in quale contesto è utile lavorare e quale no, e quella è la prima scelta che deve fare uno studente, quindi sta anche un po' la sua capacità, il suo modo di vedere la realtà, quindi non è solo proprio fortuna, è anche diciamo una certa, come si può dire, capacità dello studente di riconoscere, di orientarsi nelle nebbie. Grazie Gino, grazie per Luigi, grazie Gino per questo colloquio che è stato estremamente interessante, molto articolato e approfondito, e veramente aperto una finestra su un mondo con uno sguardo, diciamo, di sicuro interesse e novità rispetto ad altre realtà disciplinari.